Vola alta, parola. Cresci in profondità. Tocca nadir e zenith della tua significazione, già che talvolta lo puoi. Sogno che la cosa esclami nel buio della mente. Però non separarti da me. Non arrivare, ti prego, a quel celestiale appuntamento da sola, senza il caldo di me, o almeno il mio ricordo. Sii luce, non disabitata trasparenza. La cosa è la sua anima, o la mia è la sua sofferenza. Vola alta, parola. Buonasera, ed è sulle note della poesia Vola alta parola di Mario Luzzi che diamo il via e vi diamo il benvenuto a questa serata e alla serata che seguirà il mercoledì 26 di agosto a Vignola per una sorta di anteprima del Poesia Festival. Sarà una serata e saranno due serate dense e molto ricche di ospiti modenesi. Anteprima del Poesia Festival, che è evento attesissimo, che in un qualche modo nel suo proprio cartellone propone le migliori voci della poesia contemporanea italiana e internazionale, accompagnati da protagonisti di teatro, cinema e musica. Vorrei passare, prima di iniziare la serata e presentarvi uno per uno i nostri ospiti, però, a passare rapidamente a una fondamentale presentazione di chi muove, chi dà vita e linfa costante al festival. Perché? Perché normalmente che succede? Chi la fa da protagonista sono le persone che attraversano il palcoscenico, no? E invece chi l'organizza, le persone che stanno dietro le quinte, diciamo così, sono coloro che vengono a volte nominate in un libretto di sala oppure se si riesce ad andare a fare un piccolo controllo all'interno di un profilo internet. Quindi vorrei ricordare che il Poesia Festival è promosso dall'Unione Terre di Castelli, dalla Fondazione di Vignola, Fondazione di Modena e dalla Regione Emilia-Romagna, con la direzione organizzativa del Laboratorio Musicale del Frignano. Il comitato scientifico del festival è composto da Roberto Alperoli, direttore artistico del festival, Alberto Bertoni, Roberto Galaverni, Emilio Rentocchini, Andrea Candeli, che è anche il direttore di produzione, ed Erika Beneventi, che è la responsabile dell'amministrazione e del coordinamento, che a loro volta sono assistiti e collaborano con Marco Bini e Guido Mattia Gallerani. Ora, prima ancora di dare il via effettivo a questa serata, abbiamo un piccolo ospite con noi, quindi chiedo di salire sul palco ad Andrea Bortolomasi, l'assessore della cultura di Modena, per un piccolo saluto e un buon avvio di serata. Prego, microfono che preferisce. Rispetto le sanificazioni. Buonasera a tutti, grazie a Diana, che insieme ai ragazzi e alle ragazze di Erto ormai è una di noi, dal 10 di luglio. Qua ci siamo tutte le sere praticamente, un attimo. Animato l'estate modenese e quello che avverrà anche a settembre, poi non svelo nient'altro. Ci tenevo ad esserci per ringraziamenti che possono sembrare scontati, ma sono tutto tranne che banali, perché in un'estate straordinaria la città meritava una risposta straordinaria, e quando con Roberto abbiamo valutato la possibilità di ospitare ai Giardini una piccola preview del Poesia Festival, abbiamo provato a scommetterci insieme, a investirci insieme. Direi che la risposta di questa sera è una risposta particolarmente significativa. Peraltro è una piccola tappa del percorso Modena Città dei Festival e della capacità che la città e mi auguro riesca ad avere sempre di più ad attrarre, a intercettare momenti di alto profilo culturale, aggregativo, di relazione, dove finalmente con un po' più di lentezza torniamo a pensare e a occuparci delle parole lette, scritte, cantate e recitate, perché ne abbiamo bisogno in questi tempi.
Ed è anche un modo per lanciare l'ultima settimana di agosto, che è una settimana molto ricca ai giardini, che praticamente vedrà impegnate tutte le sere, e traguardare settembre, perché riusciremo, grazie allo sforzo di tutti, in particolar modo alla rete che si è creata attorno a ERT, di associazioni, istituti culturali, fondazioni, insomma l'ecosistema culturale cittadino che ha risposto presente, riusciremo a traguardare anche settembre, perché credo che mai come adesso la cultura possa far sì che il distanziamento fisico nel quale siamo ancora immersi non diventi distanziamento sociale, e possa far sì che insomma riusciamo a rimanere, come uno slogan forse un po' abusato di questi tempi, ma tema ancora molto reale, riusciamo a rimanere distanti ma uniti, e la cultura tra i vari effetti positivi, mi verrebbe da dire medici, ma non lo dico perché non è il periodo, che può avere in quest'estate, ha dimostrato proprio questo. Quindi davvero è un ringraziamento agli organizzatori, è un ringraziamento a voi per essere presenti e aver riempito anche questa sera i giardini ducali, e davvero vi auguro una buona serata, perché quella che vivremo sarà veramente una serata straordinaria. Grazie ancora a tutti. Grazie mille, assessore. Adesso questa sera sarà una cosa con cui dovremo convivere, perché giustamente bisogna rispettare delle regole. Ogni microfono verrà gasato subito, immediatamente, in modo che venga sterilizzato all'occorrenza. Probabilmente passerà il tecnico sul palco, non lo so. Comunque, andiamo avanti, e invece chiedo di salire sul palcoscenico Roberto Alperoli, che è appunto ideatore e direttore Poesia del Poesia Festival. Buonasera a tutti. Con un altro microfono, grazie. Incredibile. Me l'hanno dato. Ma è fantastico. Volo. Grazie a voi di essere qui, grazie ad Andrea che ci ha fatto questa bella improvvisata, grazie anche a ERT, dobbiamo dirlo perché non è ancora stato citato, Emilia Romagna Teatro, perché appunto è grazie al Comune di Modena e a ERT se siamo qui. Molto velocemente ci tenevo a dire due cose. In realtà questa non è tanto un'anteprima, è la prima serata del festival. Quest'anno abbiamo utilizzato la tragedia del Covid per cambiarlo, nel senso che il festival inizia questa sera e finirà alla fine di novembre. Durerà 3 mesi, poi ci sarà certo sempre la centralità della settimana di settembre, che quest'anno sarà dal 21 al 27 settembre. Era già tempo che pensavamo di cambiarlo, era già tempo che pensavamo di togliere, diciamo così, quel picco di attrattività che indiscutibilmente un festival ha quando tutto viene concentrato in 3, 4, 5 giorni, però pensiamo anche che sia arrivato il momento di ripensarli i festival, che hanno avuto una funzione molto importante in Italia, che hanno avuto per tante ragioni che non sto qui a raccontare, però non c'è dubbio che ci sia bisogno di disseminare gli appuntamenti in un tempo lungo. Noi pensiamo anche con un ritmo più umano, con un tempo più vicino ai ritmi di vita delle persone, per cui appunto vedrete che, a parte questi due appuntamenti, appunto 24 e 26 agosto, dal 12 settembre in realtà fino alla fine di novembre saranno non moltissime le giornate o le settimane vuote. Poi certo c'è una difficoltà supplementare che è inutile che adesso racconti: il festival fino alla fine di giugno era in alto mare per le note ragioni del Covid, e abbiamo iniziato a lavorarci primi di luglio, per cui saremo un po' in ritardo con il cartaceo. Seguiteci sui social, perché dal 12 settembre partiranno davvero molte cose. Può anche essere che cambierà il nome, perché forse festival comincia ad essere riduttivo per identificare appunto un appuntamento che vorrebbe essere molto più feriale, anche quotidiano e normale, come dovrebbe essere la cultura, visto che poi in fondo cultura viene da cultura, che vuol dire seminare, far crescere, coltivare. La seconda cosa che ci tenevo a dire è che il festival, che pure ha ospitato tutti i maggiori poeti italiani in questi 15 anni e molti poeti internazionali, oltre a musicisti, ad artisti, ad attori di teatro, ha sempre avuto un occhio di riguardo anche per i poeti, e non soltanto per i poeti musicisti legati modenesi e della provincia di Modena. Abbiamo sempre avuto quest'occhio di riguardo e questa attenzione, perché è parte proprio del festival quello di costruire un punto di riferimento per chi
con la poesia ha un rapporto non occasionale, non banale, comincia a sperimentarsi, ed è per questo che ci sono molti giovani anche questa sera, ci saranno molti giovani anche mercoledì, ai quali proviamo a dare semplicemente un'opportunità collocandoli in luoghi e in situazioni belle, questa di stasera è particolarmente prestigiosa, e facendoli interagire anche con tutte le età, perché poi appunto un altro elemento fondamentale che manca, ma questo sarebbe un discorso molto lungo che non faccio, che manca nell'orizzonte etico, mi viene da dire, proprio del nostro tempo, è il rapporto tra le generazioni. E questa sera e mercoledì sera voi sentirete, vedrete, appunto, poeti, dico poeti perché non hanno un rapporto occasionale con la poesia, hanno un rapporto di qualità, continuativo, anche poeti appartati che lavorano senza cercare tante ribalte, ma poeti di tutte le generazioni. E questa è un'altra cosa che ci stava molto a cuore. Poi è vero che quest'anno, effettivamente, con queste due serate che coinvolgono 40 persone, di cui alcuni tra i migliori cantautori e i migliori musicisti modenesi, quest'anno effettivamente l'abbiamo chiamata una piccola Woodstock, perché è effettivamente un reading collettivo e una festa anche del riavvicinamento dopo questo distanziamento, certo con le mascherine, ce l'ho anch'io, ce ne ho due in tasca, eccetera, però è pur sempre una festa di riavvicinamento emotivo, e in questo caso intorno alla poesia. Grazie. Grazie, se vuoi rimanere con me, no, assolutamente no, ma diamo così il via alla serata, partiamo con un piccolo evento musicale, come vedete è arrivato il tecnico, porta via entrambi i microfoni, ma li riporterà immediatamente, diamo il via alla serata con Davide Turci che canterà Bellezza e sarà accompagnato dal chitarrista Luigi Catuogno. Buonasera, è un bel onore essere qui su questo palco in un evento così importante. Poi tra l'altro è un grande onore perché suono con un musicista che ho sempre stimato tantissimo, con Luigi Catuogno, che arricchirà il mio brano. Grazie. La bellezza non è soltanto un contenitore, una scatola col fiocco, una bella carta da strappare. La bellezza si ottiene con una somma di piccole cose, non solo da vedere, fatta di pensieri e di parole. La bellezza che appare per un po' rimane a galla, non si discute, ti si attacca agli occhi, ma poi si spegne. La vera bellezza non è quello schifo a cui ci hanno abituato, quella che usi per convincere, per farti invidiare. E di bella ci sei tu, fatta come sei, diversa da tutti, dei gesti e le forme. E di bella ci sei tu, che non ti fai trattare come fossi un oggetto sul quale sudare. Ah, ah. Bellezza si trasforma in vecchia e si conferma, se lascia una traccia, un solco che si vede da lontano, a chi arriverà dopo e che lo invita a proseguire e a ripartire da quel punto. La bellezza a volte è uno schiaffo rumoroso che ti gira la faccia dall'altra parte, può essere un gesto o mal di pancia, che piano piano può diventare anche un tormento. E di bella ci sei tu, fatta come sei, diversa da tutte, nei gesti e le forme. E di bella ci sei tu, che non ti fai trattare come fossi un oggetto sul quale sudare. Ah, ah.
Grazie, grazie davvero. Mi avete sorpresa con un brano unico, sono rimasta sorpresissima. Qua c'è la confusione, che i poeti che vedrete arrivare sul palco stasera in realtà leggeranno due poesie, una che è di propria produzione e l'altra invece che è una poesia a cui sono particolarmente legati. Quindi in questo caso chiederei alla prima poetessa di salire sul palco, Maria Cristina Barbolini. Prego, Maria Cristina. Dove preferisci? Vieni qua, vieni pure qua. Abbiamo il tecnico che sistemerà questi piccoli momenti tecnici, così la serata è... Perfetto, grazie. Buonasera. Ho qualcuno per cui coprirmi le occhiaie e lavare i capelli, quei quattro gatti a cui non dare un dispiacere. Butto le giornate dicendomi di riposare e riorganizzare. Dopo un diluvio c'è poco da raccogliere. Non se ne vede poi l'utilità. Quando sarò sola, potrò non occupare, non uscire, non parlare. Un'enorme quantità di tempo mi salterà addosso. Vi dirò tutto e tutto scriverò. Ora vi leggo una poetessa torinese che è stata molto attiva negli anni 70 e fa parte di quella generazione di autrici alle quali, a mio avviso, dobbiamo ancora molto. E la poesia è stata scritta nel 1976 e io avevo 8 anni, ma va benissimo per me perché quando parla della madre potrebbe essere anche la mia. Piera o pezzo, le cose sparse. Tutte queste cose sparse che mi organizzano i gesti, i pensieri, i battiti del cuore. Io vado e vengo molto indaffarata, come se avessi una cappa casalinga che mi sbatte sulla testa e nessuna donna potesse darmi una mano per tirarla via. Sono cose sparse nella mente. Le tratto come utensili di cucina, perché mia madre lottava con queste cose che la sbattevano su e giù e nella mente non trovava mai un angolo libero. Io, che avrei solo la mente da riempire, quando voglio fare ordine, seguo lo stesso principio ansioso, mettendo una cosa sull'altra perché niente resti indietro, come se non potessi proprio concedermi il lusso di un po' di disordine. Grazie infinite, Maria Cristina Barbolini. Giustamente abbiamo sottrazione di microfono per la sterilizzazione. E chiamiamo sul palcoscenico invece il prossimo ospite, che è un giovanissimo e altissimo, peraltro lo vedrete, Federico Carrera. Che c'ha anche la clac! Prego Federico, fatti sotto da questa parte. Forse Buonasera. Il microfono, forse è un po' troppo basso per te, no, ci penso. Ma ce la faccio, ce la fai uguale, fare, no? Credo. Perché è molto basso per te, aspetta, questo guarda. Questo mi fa un po' più paura in realtà. No, non ti preoccupare, io intanto... Basta questo? No, ma gentilissimo. Se non sto io qua a tenerti l'arca, la... un attimo, eh. Servito e riverito più di così. Di niente. Buonasera a tutti. Allora, siamo qua per la poesia, vorrei appunto ribadire le parole dette da Roberto, molto molto belle. Questa è un'occasione per riunirsi nelle parole non solo nostre, che voglio dire, per quello che contiamo, ecco, adesso sono un po' pessimista, abbiate pazienza, però anche di grandi poeti, ecco, sono stati scelti degli ottimi poeti. Ditemi voi se volete partire bene o male, nel senso leggo prima la mia o quella del poeta che ho scelto, comunque no, penso che rispetterò l'ordine e leggerò una mia poesia. Si chiama Riviera, è una delle ultime che ho scritto. Ve la leggo stasera perché tra un mese non mi piacerà più e la butterò via, quindi prendo al volo questa occasione. Su una striscia di terra, nella provincia di Ferrara,
tende simile antica Persia, svolazzanti e tese in triangoli d'ombra per la villeggiatura d'occasione. Ricordi vividi, la bocca sempre impastata d'amaro. Nel baluginare del sole non avviene alcun miracolo. Sulla proda stanno appollaiate le muse, ma tacciono. Stanco si affianca al palo di legno l'uomo perduto. La verità, una roccia smarrita sotto una sabbia inscavabile. Ma poi le cose cessano di farsi simboli e finisce la giornata. Un dove sul mare, in riviera. Grazie. Ora vi leggerò un testo invece tratto da un libro che lessi poco più di un anno fa, consigliatomi appunto da Roberto, Il Disperso di Maurizio Cucchi, sempre del 76, tra l'altro come la poesia appena letta da Maria Cristina. E il testo che ho scelto si chiama Il Magone. Se mi guardi bene sto già pensando al giorno non lontano in cui dovrò sgomberare la mia roba di qui, per portare tutto nell'altra casa. I libri e il pianoforte che ancora non ho imparato a suonare. E già premedito l'inevitabile magone di cui potrò dirmi che è la mia parte migliore. E il pacco che scarti mentre dici «Qui c'è il pigiama nuovo che ti ho preso per la dote, di dietro agli occhi, tanto per cambiare, sento la lacrima che sale, ma questa volta ce la faccio e mi trattengo». Non è questione d'essere mammone, è che lo spettro della solitudine ormai doppia, non mia, e quella musica alla radio della domenica nel primo pomeriggio confessa e stabilisce la quantità della pena. E qui di fare il bravo, il duro, di giocare d'ironia per non sentirsi dentro straziare dalla commozione, questione non è più, ti dico. Grazie mille. Grazie, va Federico, grande clap, benissimo, molto bravo. Ancora un bel applauso e torniamo a chiamare sul palco che c'è un'altra poetessa, un'altra donna, Antonella Iacoli. Prego Antonella, fa un bel applauso di incoraggiamento. No, di qua Antonella, ti abbasso, guardami Anche qua, mi adopero, un attimo, dimmi tu alt, dimmi stop. Ma è questo che... Ti abbasso tutti e due, non ti preoccupare. Guarda, in doppia addirittura, hai visto? In effetto stereo su di te. Buonasera, vi leggo prima la mia, però i temi sono simili delle due. Casualmente la pagina di Antonia Pozzi mi si è aperta su una poesia che... ha comunque per me questo riferimento alle stelle. La mia si intitola Eclissi. Il cuore è una stella primordiale che implodendo emette noi, accalorati amanti di riserva, lampi di raggi gamma nati da opposti fotoni, esplosioni di zinco contro l'atmosfera. L'ultima sillaba senza padre trasmette impulsi ai pianeti, sbandano destini orbitali. La cornucopia delle masse galvaniche versa numeri a LED sui tabloid della ricerca. Si frantuma la notte, collassano risposte, avanza l'indovino in cerca dell'orsa maggiore. Nel fondo dell'astro di sangue torna in circolo il desiderio, lo splendore dei meteoriti, lo scheletro del cosmo, tutte le vite di penombra ripetute. Antonia Pozzi, stelle sul mare. Piccole, buone stelle, tutte mie, che passate con il moto del mare sul mio guanciale bianco. Piccole, buone stelle, che impigliate i vostri chiari raggi nella mia mano. Sì, io, ecco, la tenda verso di voi, come un arbusto spoglio. Piccole, buone stelle, che cadete giù dalla mano. Sì, io, ecco, la scuota come fa il vento di un ramo fiorito. Stelle, grandine d'oro, che piovete a scrosci lunghi sopra il nudo cuore.
infinite Antonella. E adesso invece accogliamo il primo trio della serata, poi avremo una, diciamo così, un bel regalo finale, intanto che sanifichiamo i due microfoni. Chiamerei sul palco il trio Eskimo, e come vedete io qua ho un CD che è uscito oggi e che voi troverete ovviamente alla fine della serata, insieme a altri CD dei musicisti che interverranno appunto questa sera. All'interno troverete le voci di Alberto Bertoni ed Enrico Trebbi, con il sax di Ivan Valentini e Luca Perciballi alla chitarra. Io intanto li invito sul palcoscenico e li invito così a prendere posto, ma assolutamente non mi ascoltano. Eccoli, Alberto Bertoni. Enrico Trebbi. E vi lasciamo la piazza. Sazer che t'inco trebbe in tutti tu prel dritti arvers in da sgumbei del stredi di pordeg di nam del predi di sas dal salghe a zer che raiz di pilon chi tenen sola ca sta calonga clava da una streda anetra lugheda sata i vulton e raisi canton persi post che in armes compagna una veta fa, e raiz calman fat voler, e raiz per stricher tutta la fumana, tutti i balcon senza fior, la rosna, tutti il finestri scur, mezza ver, per cal poi d'luz che possa veder, anche ad essa che vensira prest. Avrebbe aver raiz calcia penso tot, come fraschi ed ladra, in un vlopet colpa, ninsani, cal porta Eli per voler via, fuori dal mand.
sera a Tokyo, più o meno al 54esimo piano, mi sono prorotte dal cuore proprio queste parole in questa lingua strana. Beh, movot che san zemian, al si arrivè finché a fare un gir da staper dal mand, perché a Tokyo a un bel moment an se vest più nint et colp le nuda son a nebbia mona nebbia che nuetera sam catè come in paradis a nuder cun di anzel di mandicin esal in mezzo a un mand che è un mez casein, anzi un casein bel grand, i saran so quant miliard, tutti al mateini, chi prelen in rotand, e chi sfan di mez in chin, e dal muini, dalla serba sì. Però i lavoren, vaca si lavoren, innen menga bonet fermeres, da na quel pert, i smoven, i sdan da fer, de zai de là, i peren dal moli, e so, e zo, e però, chissà possi al caten, almeno ogni tant, al tempet pinser, ottor un bel respir, prema caccora un rain fra i cavi, o un core vaxiga insieme agli urac, che la vetta a pensi naven capì un accidente niente. Leggo una poesia che non è contenuta nel CD di cui si è parlato in precedenza e che è nata anche per me in un paese straniero, che per alcuni versi ha assonanze sia con la nostra lingua italiana che con il nostro dialetto. La poesia si intitola Bugadera, lavanderia. Me aviaz per mand che forsi ansepsram mai cater. Mandet luse, ambri e suspir. Te et viaz per manda dredalos, da tnir strec per man, da cunerin di braz, e i noster mandi scaten, de internacese in cara da finir, pina et luse, ambri e suspir, pina di toc chi m'guerden, di meoc chi d'guerden e infand, i gan tutti il foto mai fati, e oggi chi guarda nuetere e cerchen una veta nuova un man prile per la per giusta. Una donna in piqué dalla sua graneda la spazza e le stredi de Spagna. Iam con di facciò da taraghigna e il berbi lunghi cavis pernighe i baven ai tavlein di caffè. Inam quasi compagna al nostro dialet, Bugadera, adventa Bugadeira, e me ad guerda una del meambri ad porta cerchera al pas fret, in mezzo a tutti gli andi e i sniefe i scosed gaudì,
a Tibier, so e zo per Paseo della Gracia, Avenida del Parallela Rambla, a prov come sempre a Caterin di color dal Merché della Boccheria, in la luz classe slerga sata i volte della Sagreda, in ninsandi d'ore ras, e la ne mai ferma, la ciama, la pert, la cata, la ciapa per mana, prova a cercher tutti i vers, ca cardiva d'aver la sé a ca, smario lughè sata il predi, dal vod cal m'impiva. Il me paroli, i me vers, inne in brisa come a rundaneini cal tornen tutti an, i me vers in asine i moren in na not, i fioressen per un dei scunsomen in la luz, del volti scriverle come andare in bicicletta in la sabbia, come quando putein aspetteva in dal curtilo a tachea na finestra na brisla et sol per esser content. I versi intorno in pio lughè in un quel cantone della ca, sataltevele della cuseina fiché in dal rosc, amlev del volti ed nota cercher, e hai cato ogni tant per l'armor al zer di sol respir, tra la gamba ed una scrana e al pedo mobil, hai tirso tutte a prova di manderet, sa spolfer in caraquel per tniri al mand, e te a direm chi sarà un vivo al manc, finché sarà un vivo nueter, e dop, ad mand, sat ninceva, dop. Sentimentale e sessuale è stata scorretta, come per molti della mia generazione. Di questa sono stati responsabili mio nonno e mio padre. Io gli ho risposto a modo mio, intitolando questa poesia Kafka, cioè nel nome di un autore che amo moltissimo e che anche lui è dialettale, perché scrive in tedesco essendo praghese. E la poesia dice così. Da grand fa qual capper, im given me peder e me non, momenga al pret o al fnoc, e me caiera dispettos, la volta lea godea ment, an pies del dan e ancra di nint. E il dan va ben, mo ancra di nint a fagnir un cert magon, perché avreva ogni tant turnera nasser fior, fil d'erba un email e tirer di gran sospir senza pinser e il siri di ste. Mo invece al so che Kafka aglaviva meg con tota claciaveda d'impieghè, perché anche a me stamattina am sun desde tache da bgon neger schizè la curata scudregna al posto degli el.
Grazie da parte del trio Eskimo, che è composto da Enrico Trebbi, voci e poesie, Alberto Bertoni, che sono io, voci e poesie, Ivan Valentini, sax alto. Parte integrante del trio Eskimo è Luca Perciballi, il maestro Luca Perciballi alla chitarra, e direi anche Rosaria Valentini, che ha curato tutta la parte grafica e figurativa del CD Fumana Nebbia, che appunto è uscito oggi e che troverete attraverso i canali oggi diffusi. Grazie a tutti, e naturalmente seguite il Poesia Festival anche dopo questa serata. Grazie. Ringraziamo ancora il trio Eskimo e andiamo avanti con la serata. Quarto poeta della serata, quarta poetessa della serata, Antonella Kubler, che chiamo sul palco. Prego, Antonella. C'è l'assegnazione del microfono. Antonella, posso aiutarti? Hai bisogno... Ma forse... Ci siamo, eh? Se no lo tengo in mano. Ale. Vediamo se riusciamo ad alzare un attimo. Va bene, così. E voilà. A te. Grazie. La mia poesia parla di una salita dei desideri, una salita che spesso... vogliamo fare e che ci porta a desiderare cose, persone, e poi ci fa capire che in fondo è la discesa verso di noi quella che cerchiamo. Saliamo verso sud a cercare di noi. Ci siamo specchiati negli occhi di questo e di quello. Ne abbiamo fatto idoli. Perdendoli, ci siamo spogliati e il cuore si stracciava, perché lì c'era tutto, così pareva, di noi. Siamo nudi come il fianco liscio della montagna. Si scivola, si langue, e nel risalire noi stessi c'è sempre un buon motivo per fermarsi. Saliamo verso sud, soli, le piume intirizzite di pochi ricordi precisi che hanno dato il rampino all'io che siamo. E l'altra poesia che leggo è di un poeta giapponese. Sto leggendo in questo periodo poeti giapponesi che sono stati editi a cura così ultimamente. E lui si chiama Tanikawa Shuntaro e la sua poesia è curiosa e ci mette tutti in collegamento, tutti noi che abitiamo questo grande mondo. Mentre in Kamchatka un giovane sogna le giraffe, in Messico una ragazza aspetta l'autobus nella bruma del mattino. Mentre a New York una ragazzina si gira nel letto con un sorriso sulle labbra, a Roma un ragazzino strizza l'occhio ai primi raggi del sole che tingono i capitelli. Su questa terra... Da qualche parte, un mattino ha sempre inizio. È la nostra staffetta che la longitudine a longitudine protegge, per così dire, a turno
la terra. Se prima di addormentarti provi ad ascoltare, sentirai che da qualche parte lontano sta suonando una sveglia. È la prova che qualcuno ha afferrato saldamente il mattino che gli hai porto. Grazie mille Antonella. Proseguiamo la serata e chiamiamo sul palco Francesco Malavasi, anche lui giovanissimo. Vieni di qua Francesco. Guarda, ti avvicino tutto quanto, era troppo alto. Era questo, quello era esattamente era quello di Federico. Come fai a riconoscerlo? Non capisco, esatto. Ti ringrazio. A te. Buonasera a tutti, intanto sposto il leggio, bravissime. Allora, io mi chiamo Francesco Malavasi, ho 22 anni, sono membro del collettivo poetico Modena City Rhymers, è un collettivo di poesia performativa, quindi vengo da un mondo un pochino diverso rispetto a quello che avete ascoltato finora. Diciamo che però questa sera, dato che è una serata di presentazione, come ha detto Roberto prima, voglio presentarvi la mia idea di poesia, non vuol dire che sia bella o brutta, è un'idea di poesia che non ha nulla da insegnare a nessuno, è una poesia che cerca di piuttosto di imparare da tutti e che viene influenzata dal mondo che ci circonda. Il primo pezzo è un pezzo di Hemingway da 43 poesie, si chiama Dio è andato in villeggiatura, e il secondo è un mio inedito, nel senso che non l'ha pubblicato nessuno, che si chiama Un tempo scomponibile. Cronaca mondana. Il reverendo John Timothy Stone, pastore della quarta chiesa presbiteriana, è andato a passare l'estate sui monti del Colorado. Dio è andato in villeggiatura, madida di sudore, la città tira avanti senza di lui. Piangono i bambini nell'afa notturna, tenendo svegli gli uomini che la mattina devono andare a lavoro. Il caldo ha fatto chiudere i teatri di varietà. Le ciccione piacciono poco quando fa caldo anche ai frequentatori dello Star and Garter. Il reverendo John Timothy Stone lo ha seguito in montagna. In autunno sarà di nuovo qui. Porterà dalla montagna la parola del Signore. Dio non resta mai troppo tempo lontano dalla città. Grazie. Tutta la mia follia si riassume così. Più che il tempo, scomponibile in settimane, giorni, minuti, conto le provviste che mancano al ritorno. La mia vita si misura così, in lunghe attese. Pertanto aspetto e perdo sangue, lascio che gli insetti mi divorino. Sperimento, verifico ipotesi. Ciò che è certo è dimostrato che in un incerto lasso di tempo, scomponibile in anni, e in secondi la terra sarà cambiata. Vorrei poter deciderne il come. Rimuovere il privilegio tra gli uguali, non più scomponibili e raggruppabili in classi, ciò nonostante unici, pur imitabili. E con gran dispiacere dei liberali, rottura dell'oggetto, del complemento, del verbo obsoleto, parola dopo parola elimineremo la parola. Rimarremo in silenzio per un tempo illimitato. Scomponibile in secoli e in millenni, penseremo al solo concetto di potenziale da sfruttare. In un tempo scomponibile, in decadi e rivoluzioni solari, reinventeremo il fuoco per comunicare. La biodiversità brucerà? Certamente, del mondo conosciuto non rimarrà che steppa, nessuna città infinita, nessuna conta delle provviste, assenza di formalizzazione di ruoli e di mansioni, incapacità di predire scenari futuri, solo steppa. E solo il tempo continuerà a scorrere. Sapremo così di essere giunti alla fine della storia. Tutta la mia follia
si riassume così. Tutta la mia follia si riassume. Grazie. Complimenti Francesco. Grazie mille, sì. Portiamo il microfono in retropalco. No, non è complicato, ma è una questione di abitudine. Grazie, grazie infinite Francesco. E chiamiamo la prossima poetessa sul palcoscenico, Milena Niccolini. Prego Milena. Direi che ci siamo, ti do una imboccata al microfono. Buonasera. Comincio con la mia poesia. Terra balena. Ruota come un calcio verso l'alto, dicono. E dicono che quell'altra preme, spinge su a congiungersi dove un tempo pare si sia staccata. Cose vive, con i loro umori, le voglie, i cicli di gioventù e vecchiaia, cose vive e lentissime e lunghissime, e poi di botto a traballare per un osso rotto o il femore, l'anca addirittura. Ma non mentiva chi diceva che proprio qui siede la terra e che dà pace ai torrentelli pomposamente promossi a fiumi mentre si buttano nel Gran Po. Non mente quest'amore che resta uguale sopra a squadrarla, ricomporla feconda e razionale, di nuovo fino al troppo artificiale, di catrame e cemento e pietra rossa e filari dritti come righe e campi larghi custoditi dai meglio pesticidi. Amore matto, malsano, testardo amore di bestioline fastidiose parassite che qualche volta devi scrollarti via per ricordargli che sei tu quella che canta la balena degli oceani di fuoco. Daria Menicanti, una grandissima poetessa del Novecento, purtroppo poco conosciuta. Da Poesie per un passante, edito nel 1978. Se con l'ultimo giardino la strada si insabbia, si impalude in un'orchestra di rane, steso, chiaro, mi arriva lo stagno con bruschi cespugli, con piante leggere. C'è un'aria di abbandono e di rivalsa intorno alle paludi. Se ne vive ciascuno della vita e della morte dell'altro. E questo bel verde innocente della felce ricciuta si fa, come il resto, da un lungo cimitero. E qui ritrovo quel mio divenire infinito con tutta l'altra terra e la saggezza ironica, sapere d'essere sostituibile sempre. Se questo, dico all'improvviso, questo fosse il mio ultimo giorno, e subito di tutto mi innamoro, tanto ogni cosa mi risembra bella nella sua fuga, ogni spiro, ogni insetto, e quel tuo viso stesso che ieri non riuscivo più a vedere, ecco ridiventarmi fiore e festa. Oh vita, oh cara mia felicità, mi sento nuovamente buia e calda come una linfa di pianta nel sole,
come una cosa amata. Grazie Milena. E andiamo avanti, prossimo poeta, il settimo della serata, Andrea Sirotti. Un bel applauso. Prego Andrea, buonasera. Solita consegna del microfono. Ti faccio accomodare da questa parte. Prova a vedere come ti trovi. Okay. Benessum. Buonasera a tutti. Allora, il primo testo che leggerò è una poesia dal titolo Eppure sono vivo. Eppure sono vivo, sono qui, in questo prologo di giorno, nel domestico inferno di ciò che non si cambia, l'abitudine invalsa di coltivare il peggio e di sperdere il resto. Sono qui e non ascolto sirene, sempre più spesso mi soccorre il silenzio, la partitura discreta nascosta nel vento, e la risacca dei ricordi frequenta la mia spiaggia con dolce insistenza. Sono vivo e sono qui, sentinella del mio giardino, proprio come allora, quando ero bambino, guardiano di nuvole, di alti sentieri, di giorni aspri, di ombrosi pensieri. Sono qui, tra i mesi che passano e le tante stagioni, che la terra cambiano e molte ragioni, e tutto va e forse non ritorna, ma primavera verrà, primavera torna. L'altra poesia è di Giorgio Caproni. Biglietto lasciato prima di non andar via. Se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partito. Il mio viaggiare è stato tutto un restare, qua, dove non fui mai. Grazie. Grazie infinite Andrea. Sì, solita trafila del microfono, non ci si abitua mai. Chiamiamo sul palco invece Laura Soglieri. Prego Laura. Qua mi sa che... Ti trovi comoda? E voilà. Benissimo, grazie mille. Prego. Buonasera a tutti. Comincio leggendovi una mia poesia tratta dalla raccolta Mezzi di contrasto. Vorrei istituire la regola del sussurro continuo, puntello di bisbiglio contro il baccano dei confini, sputi di filo spinato a tariffa agevolata dal vuoto di protesta. Puoi dirlo senza gridare e creare un precedente di cortesia. Dopo la festa non cambierà nulla. L'unica soluzione possibile è culturale. La negazione del cambiamento climatico, il costo della vaniglia, la normalizzazione della paura. Si vive di leggi discutibili, gocce di piombo sulle nostre edicole dimenticate. La pezza è già più calda sulla fronte del mondo. Febbre da mancanza di eroi più vicini alle stelle. Grazie. La seconda poesia che vi leggo è di una poetessa milanese che amo molto, si chiama Chandra Livia Candiani ed è tratta dalla sua raccolta Fatti Vivo. È il silenzio piccolo di quando cucini pensieri domestici da sola, in penombra, e li distribuisci a uccelli in inverno. È quando raccatti le frane da un territorio avanzato all'autunno, senza neve, e ne fai molliche per petti rossi che sotto la finestra dicono «Stai qui, non fiatare, arriva il buono». Quando una stanza si allarga al chiuso del dolore come per ricevere un ospite scostante e metterlo comodo. È come di sotterrare un alveare perduto
che non fa miele, ma danza, danza, sequenze invisibili all'occhio umano, sequenze che ancorano al cielo, insegnano a cedere, a fare sciame col male. Grazie. Grazie Laura, ti faccio prendere il microfono da consegnare dietro le quinte e invece chiamiamo sul palco il prossimo cantautore, Gaspare Palmieri, in arte Gappa, accompagnato anche lui dalla chitarra di Luigi Catuogno. Prego! Mille scusa. Un grande onore essere qua questa sera all'apertura di questa manifestazione sempre così importante per il nostro territorio, quindi ringrazio molto chi mi ha invitato e canterò una canzone che si intitola 8 agosto, è tratta dal mio ultimo CD Passeggeri che è uscito lo scorso maggio. In questa canzone racconto una serata un po' come tante, una serata musicale come potrebbe essere questa, come tante, ma speciale, perché quando c'è la musica, ma credo anche quando c'è la poesia, tutto diventa un po' più speciale, anche la normalità e la semplicità. In questa canzone si parla anche di Luigi Catuogno, che mi accompagna, siamo lontanissimi, infatti, per le norme. Un applauso a Luigi, che è un grande chitarrista, che stasera suona veramente con tanti artisti. È quasi Ferragosto, fa un caldo micidiale, non è la sera giusta per bere o per cantare, ma ormai abbiamo accettato questo invito per suonare. In tanti son partiti, ci saranno 10 persone, ma noi cosa ci importa di aver l'approvazione? Stasera è sufficiente qualche amico, tre chitarre e una canzone, di quelle vere che fan vibrare lungo la schiena oscillare. Luigi ci ricorda sempre di suonare con il cuore, a volte non capisco cosa intende, ma il concetto non è male, tutto sembra così semplice, così speciale. E quando Lele canta la canzone popolare, c'è il tempo che rallenta e sembra non passare, e quasi non ti accorgi che fai qualcosa che ti piace. L'immagine di Dharma che applaude sembra un quadro, ed io che mi concentro a non sbagliare accordo, e penso in che parete posso appenderlo, quel ricordo, in quella stanza della mia mente, dove la luce è accesa sempre. E Lorenzo suona d'amore dentro al suo violino indiano, dalla gola le parole adesso escono più piano, il viaggio veloce e mobile di un aeroplano. Un ritratto di Bob Dylan tra libri dischiusati, una canzone per Lucia perché siamo innamorati, stasera niente inutili pensieri già pensati, solo le corde da carezzare e qualche amico
abbracciare. Luigi ci ricorda sempre di suonare con il cuore. A volte non capisco cosa intende, ma è bello da ascoltare. Tutto sembra così semplice, così speciale. Mille. Luigi Capuano. Un applauso immenso, bravissimi. Grazie ancora Gappa, grazie Luigi Catuogno. E andiamo avanti con la poesia. Nono poeta, un altro giovanissimo, Fabrizio Tagliaferri. Vieni Fabrizio, direi che ci mettiamo da questa parte. Ha detto destra. Mi prendono così, in sorpresa. Intanto ringrazio perché sono stato messo tra i giovani. Allora, la cosa mi ha anche emozionato. E la mia poesia si intitola Figlio del mondo. Ma dove vai? Che gli interessi sono tutti degli altri. E la luna stasera è talmente bassa che la vedono solo dall'Australia. Dove vai? Senza bicicletta, senza bellezza, con tanti sogni e nulla da stringere, in un mondo che ti abbandona al primo passo, al primo lamento, al primo. Dove vai? Apolide, ateo, senza meta, in un mare di tempesta, senza madre, in una terra arida. Non esistono occhi vedenti, ma solo menti senza limiti, perché ciò che conta non è visibile al cuore, ma ciò che circonda scalda l'intestino. E dove vai non importa. Quel che serve è il tuo viaggio. E allora vai in Grecia, in Eritrea, in Cisgiordania. Vai con la macchina fotografica, il taccuino e le tue idee. Sei nell'ombelico, nel lobo, nel seno di questo mondo, che sei figlio del destino. Ma dove vai? Ti chiederanno. Non ti curar di loro. Zaino in spalla e passa. Grazie. Adesso invece vi leggo una poesia di Pedro Salinas. E se non fossero le ombre, ombre, se le ombre fossero, io le stringo, le bacio, mi palpitano accese tra le braccia, corpi fini e sottili, timorosi di carne. E se ci fosse al mondo un'altra luce, per poter da esse ricavare, ormai corpi di ombra, altre ombre più ultime, sciolte dal colore, dalla forma, libere dal sospetto di materia. E non si vedessero più, e occorresse cercarle, alla cieca, tra i cieli, disdegnando ormai le altre, senza ascoltare più le voci di quei corpi mascherati da ombre sulla terra? Grazie. Grazie Fabrizio, sì, giovane, giovane, giovanissimo Fabrizio, per cortesia, insomma. Passiamo al prossimo poeta, Francesco Tremazzi. Che ha una clac anche qua dietro, è incredibile, non so se li sentite. Vieni Francesco. Questa volta non sbaglio e ti faccio accomodare a sinistra. Grazie. Buonasera a tutti. Dunque,
Io sono un altro del collettivo Modern City Rhymers. L'altro era quello che ha letto prima e l'altro ancora era quello Francesco Malavasi. E questa sera volevo portare due poesie molto semplici. Poesie che parlano della vita di tutti i giorni, della vita vissuta, della vita anche magari dell'attimo. E una è mia e l'altra è di un poeta vivo che si chiama Ocean Vuong ed è americano, di origini thailandesi ed è praticamente sì, nato alla fine degli anni 90. Leggerò prima la sua e poi leggerò la mia. Non so se i fischi sono per me là in fondo o per qualcun altro, però va bene. La sua si chiama Torso d'aria. Immagina che davvero cambi vita e che il corpo è più di una porzione della notte, sigillata da ecchimosi. Immagina ad esserti svegliato e trovi la tua ombra rimpiazzata da un lupo nero. Il ragazzo, bello, è sparito. Così invece rivolgi il pugnale al muro. Incidi e incidi finché una moneta di luce non appare e hai la chance, finalmente, di spiare la felicità. L'occhio che restituisce lo sguardo dall'altro lato. Aspetta. La mia poesia invece parla del, non so, del periodo Covid. Può essere banale, però è così. Mimetiche ruote a quattro su strade nere e bianche per le strisce direzionali che tracciano il sentiero. Il cammino obbligato verso il camposanto, verso la terra umida e forse neanche quella, perché più sicuro è cremarti. Non si sono riflessi sulla tua pelle ormai velina, occhi d'un viso lontano, un pensiero vicino. Nessuno lo sa, forse lo sapranno. Tu sei il numero 365. E oggi non è la fine del mondo. E tu sei in coda, solo come molte altre volte, per arrivare da qualche parte. Grazie. Grazie Francesco, solita trafila del microfono. Grazie, figurati, sto scherzando. Undicesima poetessa questa volta, Tiziana Verde. Prego Tiziana. Direi che ci siamo già, guarda, con le brutte maniere a volte si ottiene tutto. Ok, grazie. Prego. Buonasera. Io leggo una poesia di Ingeborg Bachmann, che è una poetessa austriaca, si intitola La Boemia sul mare. E questo titolo lei l'aveva preso da Shakespeare, che era stato poi tra l'altro criticato perché ovviamente è un'imprecisione geografica, però lei gli dava ragione perché parlava di utopia e di una speranza. Se qui sono verdi le case, in una casa entro ancora. Se qui sono integri ponti, cammino su solo sicuro. Se le pene d'amore sono sempre perdute, qui contenta le perdo. Se non sono io, è un altro, ed è un io come me. Se qui una parola fino a me confina, lascio che confini. Se la boemia è ancora sul mare, nei mari io credo di nuovo. E se credo ancora al mare, allora spero nella terra.
se sono io, allora è ognuno, che è tanto quanto me. Non voglio più niente per me. Confino ancora con una parola e una terra diversa. Io confino ancora, anche se poco, sempre più con tutto. Un boemo, un errante, che nulla ha, nulla trattiene, capace ancora soltanto di vedere dal mare, che è controverso, la terra della sua elezione. E questa invece è la mia, io l'ho chiamata Mio Sutra del Cuore, che è un testo del buddismo che parla del vuoto, che parla dell'impermanenza dei fenomeni, ma io invece volevo parlare proprio del cuore come battito cardiaco che abbiamo noi tutti viventi. Nel campo tra le spighe mi parlavi e sopra il vento io dicevo: senti, non diventiamo niente, siamo qui, ora, e abbiamo un cuore. Tutto è così forte, anche adesso, mentre mi guardi e la tua mano è mia. Anche ora, in petto, anche ora, a entrambi. E non sai quanto mi commuova questo sforzo che non si è fermato mai, non nel dolore, né quando qualcosa di caro si perdeva e un poco morivamo. Lento, nel capogiro delle ore, tesseva tempo, tesseva colpi scanditi in molte ere, gridava: sentimi, sono la tua fiamma. E in quell'attimo pulsava più veloce il sangue nelle vene. Era caparbio, uccello rosso che puoi murarlo e ancora canta. Marcava le cose da temere, da tenere. Lo stringevano gli addii, certo, ma nei giorni di esultanza urtava la gabbia del petto tanto che i suoi colpi pareva volessero sfondarla. Combatteva la sua guerra spaccato tra due diversi tipi di sangue che non si possono mischiare. E ha tremato ogni volta che mi prendevi tra le braccia. Tutti i pensieri, tutti i libri letti non valevano un'ora del suo sforzo. S'accordava a quale lontano concerto e ubbidiva a quale compimento. Lì, sul tuo petto, ti dicevo: senti, segreto di tutti i segreti e unisono di miliardi d'altri battiti, se persino le pietre, persino le stelle, per questo canto che ci trema dentro. Tu mi abbracciavi quel giorno lì tra il grano e ce ne stavamo un po' come fa il cuore, che se ne frega di tutte le ragioni. Grazie. Grazie Tiziana. Sempre ti faccio prendere il microfono, siamo quasi agli sgoccioli, ma... E siamo arrivati all'ultimo poeta della serata, un altro giovanissimo, ma le sorprese non sono ancora finite, quindi invito sul palco Gabriele Vezzani. Vai vecchio, adesso arriva, vai vecchio, vieni vecchio, vieni, vieni qua, vai, prego. Grazie. Buonasera. Allora, io di solito non sono un grande fan delle introduzioni, le poesie... Dico solo questa poesia che vi sto poi, insomma, che vi leggo, poi vi leggerò un'altra poesia di Mario Benedetti. Questa poesia che leggo parla di un ragazzo, Andrea,
che nominerò, che è un ragazzo che ho conosciuto alla casa di lavoro di Castelfranco Emilia, che non è propriamente un carcere, diciamo che è un carcere per persone che hanno ben poche speranze di uscire da lì e che si devono arrangiare bene o male con quello che hanno, insomma con la grappa fatta nei sacchi dell'immondizia, con le poche cose che trovano lì, solo per dire, insomma, solo per contestualizzare quello che leggo. Comunque. Che ora del cazzo, 2:30, per svegliarsi? Con un sonno di 3 ore, come un pugno agli occhi, e dentro le palpebre un agguato di incombenze, una mail, che era da spedire un giorno fa, altre da leggere. Scordato il PIN del conto in banca e in qualche modo dovrò rimediare, poi altre cose, nessuna voglia. Almeno c'è un bel freddo pulito e una luna tisica allo zenith. C'è la calma desolata delle strade, dei lampioni, della condensa ai vetri delle auto parcheggiate male. Nella stanza ho acceso soltanto un abat-jour in queste condizioni. Una lampadina basta ad impazzire. Mi ha scritto Andrea, fra le altre cose. Dice se lo vado a trovare, ora è un momento che pesa anche l'amore. E l'idea che qualcuno mi pensi, che fra tutte le altre cose ce ne sia una che ha pure un volto e un nome, è una nausea grande, è un'acqua senza superficie, ne respiro. Ma credo che lui se la passi peggio di me. Anche se ha un albero fuori dalla cella che è un po' un amico. E la bombola col gas per i fornelli da inspirare quando le cose vanno male. In fondo spero che stia bene, che abbia pensieri buoni e che non veda. Che questa notte è come tutte le altre notti buona. Per togliere la grappa dai sacchi neri dell'immondizia. O ghiacciarsi i polmoni col gas. Grazie. La poesia che vi leggo adesso invece è di Mario Benedetti ed è nella sua prima raccolta, che si chiama Umana Gloria. È la poesia che apre questa raccolta. È una poesia bellissima, a mio avviso, che rivisita un topos vecchio come il mondo, ma lo fa con una freschezza e proprio con col suono e la forza della verità. Dice, appena passa sta canzone. Lasciano il tempo e li guardiamo dormire. Si decompongono e il cielo e la terra li disperdono. Non abbiamo creduto che fosse così. Ogni cosa è il suo posto. Le alopecie sui crani, l'assottigliarsi, avere male. Sempre un posto da vivi. Ma questo dissolversi no. E lasciare dolore su ogni cosa guardata, toccata. Qui durano i libri. Qui ho lo sguardo che ama il qualunque viso, le erbe, i mari, le città. Solo qui sono, nel tempo mostrato, per disperdermi. Grazie mille. Grazie mille, grazie Gabriele, è stato l'ultimo poeta della serata e ora passiamo all'ultimo cantautore della serata, Roberto Zanni, accompagnato sempre dalla chitarra di Luigi Catuogno. Facciamo che... Buonasera.
la facciamo, che facciamo, che non la facciamo, nel senso che la direzione ha detto di fare questa, è una canzone, allora, facciamo che la mia ultima canzone, che quindi stasera ci tenevo a presentare, invece questa è una delle prime canzoni, se non la prima, che ho scritto in dialetto modenese, per allacciarmi a Bertoni, anche perché si intitola Modena ne che, quindi essendo una serata prettamente modenese. Andiamo con questa. Giro per la strada della città e vado un ragazzo che rede a scherzo, a minimenti tempi che andava nel mercato questo, noi me tutta città so perché era te la vita alta ed incontro la mlassa più pensare. Dal volti avventa un lusso, anche sol fermere. La macchina in parcheggio e poi tacchera camminare. Le mani dal bisac, con pies, sterle a guardare. E modna le che, clam dalla mano come un'ambrosa. Modna le che. Tre mesi girando l'avanti in tre e me sempre qual ma ogni dex è diverso come i mean col punto in tazzi di spiaser e mentre pensaret e anvin la voia e nirtator versa entra alto profondo, calsta che me, tutta la sera, e le come l'emozione, clam sorprendiva tanta fa, compagna un vento di ste, lontan da ca, e modna le che, clam streca dos come una troia. Modna le che, platosi in brazzi me penser, e me sempre qual, ma ogni dex è diverso, come i mea, col punto in tazzi di spiaser. In brazzi me pensare e me sempre qua ma ogni dex è diverso come i mea col contintazzi e i despiaser Grazie. Grazie Roberto, grazie Luigi.
Io vi pregherei di rimanere qui con me perché siamo quasi al finale e così mi fate da coreografia scenica. Se volete accennare due note così d'accompagnamento per qui, beh, che bello, queste cose improvvisate, molto bene. Che meraviglia. Allora, io nel chiudere la serata, prima di dare spazio all'ultimo intervento musicale, che sarà una grande sorpresa, vi do appuntamento a mercoledì a Vignola 26 in Piazza Contraria alle ore 21. A presentare la serata sarà l'attrice e amica Donatella Allegro. Vi elenco rapidamente i poeti e i cantautori che interverranno la serata: Kabir Yusuf Abukar, Roberto Alperoli, Marco Bini, Giorgio Casali, Fabio Chierici, Marta Fiantri, Francesco Genitoni, Andrea Gibellini, Luca Ispani, Elisa Nanini, Alessia Natillo, Antonio Nesci, Luciano Prandini, Emilio Rendocchini, Stefano Serri, Giusi Stefani, Maria Donata Villa interverranno tra i cantautori, Marco Baroni, Lallo Cibelli e Antonio Rigorighetti. Ma per questo gran finale chiamo a raccolta tutti i musicisti che sono intervenuti su questo palcoscenico questa sera, quindi Gappa, Davide Turci, i nostri meraviglioso Ivan Valentini e Luca Perciballi, che ci regalano Il Vecchio e il Bambino. Bambino si prese per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di una luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo va a guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano e il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva. Con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguerne i sogni, il falso dal vero. Io diceva, guardando lontano, immagina questo coperto di grano e immagina i frutti, e immagina i fiori, poi pensa alle voci, poi pensa ai colori. E in questa pianura fin dove si perde, crescevano gli alberi e tutto era verde, cadeva la pioggia e segnavano i soli il ritmo dell'uomo
e delle stagioni. Il bimbo ristrette, lo sguardo era triste, e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse il vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane altre. Grazie, buona serata.